Stanno filmando sto tipo. Non so se è uno famoso, tipo Bear Grylls. Siamo il cameraman. Ce la farà? Ce la farà il nostro eroe? Ragazzi, buongiorno dalle tre cime di Lavaredo. Siamo arrivati adesso al rifugio Auronzo, che è precisamente qua sotto di noi. E oggi andremo a fare questa stradina qua, questo percorso che circonda le cime di Lavaredo in senso antiorario. Si può arrivare tranquillamente in macchina, bisogna pagare però un pedaggio di 30 euro all'inizio di questa strada. E amici, cioè ve lo dico, sapete quanto c'è? Sono le 9 del mattino e ci sono 7 gradi. Ok ragazzi, iniziamo la nostra avventura. C'è molta più gente di quello che mi aspettavo, sinceramente. Ovviamente abbiamo la nostra fidata GoPro che riprenderà tutto il nostro sentiero. Ho già iniziato la mia avventura in questo modo io. Lo vedete il cerotto? Non vi dico cosa è successo perché mi vergogno. C'è un osso. Ma è di umano. Non è un osso, è un femore. Oh my god, è morto qualcuno qua. Oh no. Siamo indecisi se continuare il percorso o fare una deviazione per arrivare fino là in fondo. Ma comunque c'è un sacco di gente, anche se non è alta stagione. C'è un sacco di gente perché questo è uno dei percorsi più belli che si possa fare qua. E soprattutto meno faticoso, poco impegnativo, adatto un po' a tutti, diciamo. Adesso proseguiamo il nostro cammino, abbiamo visto un rifugio in lontananza che è il primo rifugio che incontreremo e incontrerete se anche voi deciderete di fare il percorso in senso antiorario come stiamo facendo noi e come stanno facendo tutti praticamente. È arrivato il momento di togliersi la giacca, sì. È troppo caldo. Sì. Cioè, vabbè, ma te sei vestita come Dio. Sotto ha una maglietta a maniche lunghe e una canottiera. Ma non sei normale! Io ho una felpa e una maglia. Al mattino fa abbastanza freddo, però dipende se siete freddolosi. Tipo io sono con una felpa, una maglia sotto e dei pantaloncini. E al mattino avevo un po' freddo, però cioè nel senso, dopo se vi muovete il freddo passa, eh. Cos'è? Niente, si è nascosto dentro quella roccia e non esce più. Era tipo una marmotta. Guardate lo zoom. Siamo arrivati finalmente al rifugio Lavaredo, 2344 metri. Noi adesso dobbiamo arrivare fino al rifugio Locatelli, che è situato esattamente in questa posizione. Noi abbiamo girato, noi adesso siamo partiti qui. Da qua. E siamo partiti da là. Siamo andati dietro. Abbiamo fatto, vai che ti sta seguendo, bravissima. Qua, adesso siamo vai. Qua. Esatto. Dobbiamo fare il 101 fino al Locatelli. Tanto che siamo qua prima di iniziare la risalita, magari ci mangiamo un bel dattero. C'è un bel dattero. Io mi mangio la frutta secca, te mangi il dattero, me lo fai assaggiare perché non so se mi piace a me. Hai già assaggiato? Ma non è vero, te lo giuro. Ma dai, ma sembra resina. Vai. Tipo i canditi che ci sono nel panettone. Sì. Uguale, buono. Buono, tanti zuccheri, tanta energia per noi. Prendiamo anche un po' di grassi buoni. Andiamo di noci? Dai, andiamo di noci. Ok, allora, fatto la pausa energetica, adesso dobbiamo andare su, fino in cima, là in alto, per poi arrivare al rifugio. Dove in teoria dovremmo mangiare qualcosina, se non c'è troppa gente, perché qua in questo rifugio c'era una valanga di persone. E la Peppa, quanta gente che c'è! Siamo arrivati alla cima, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao ragazzi che eravate al rifugio! Ciao! Adesso andiamo verso il rifugio, che è praticamente tutta discesa, che per le persone normali sarebbe sicuramente più facile della salita. Però ricordatevi che voi siete sul mio canale e io non sono una persona normale, infatti in discesa io soffro tantissimo il ginocchio, non so per quale motivo. Quando freno, tipo sento delle fitte incredibili qua e poi verso sera non riesco più a fare niente perché mi fa malissimo. Comunque adesso vi faccio vedere, noi dobbiamo andare fino là in fondo al rifugio Locatelli.
cavallo, ma è gigante anche. Ma ci sono i cavalli. Oh, è una mucca? No, è cavallo. È una mucca. Dici che è mucca? Non lo so. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso le uova con la pancetta e le patate arrostite. Allora ragazzi, abbiamo ufficialmente finito il pranzo nel rifugio Locatelli e devo dire che se avete un po' di tempo e se non avete ovviamente portato il mangiare, assolutamente fermatevi in questo rifugio perché la qualità del cibo è ottima, i piatti sono giganti, avete visto cosa abbiamo mangiato e abbiamo speso in due 39 euro. Oltre al ristorante però c'è anche un chioschetto sotto vicino ai bagni nel quale potete prendere bibite, panini, wuster, strudel e torta di mele. Però sinceramente io vi consiglio vivamente, se avete tempo, il ristorante. Ci siamo fatti qualche fotina, probabilmente una di queste foto diventerà la mia foto profilo YouTube. E tra l'altro voi l'avrete già vista perché l'avrò messa tipo stasera. C'è un po' troppa aria per prendere il sole, vero? Sì. In compenso però ragazzi, qui dal rifugio Locatelli si gode della vista migliore delle tre cime di Lavaredo. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. Ok, stiamo tornando giù, stiamo andando verso la Malga. Adesso prendiamo il percorso 105 per andare verso la Malga e ci vogliono circa 50 minuti per poi andare verso il rifugio Auronzo, che da qua dovrebbe essere un'ora e mezza. Oh no! Io se guardo giù non posso muovermi. Ho scoperto ragazzi la tattica, che praticamente per non formare il ginocchio devo andare di lato, vedi? Così. Ultima salita gigante prima della Malga. Poi vediamo se prendiamo qualcosa e poi torniamo al rifugio. Ce l'abbiamo fatta. Questa salita è andata. Cioè ce l'ho fatta, la Sara non so dov'è. Ah, eccola. Sei fatta? Sei stanca? Dai, è impegnativa all'inizio, dopo prendi il ritmo, no? Sì. Sì. Più il pezzo iniziale, quello più ripido. Bravo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla Malga, che è dietro questo cartello, la vedete là in fondo, guarda che zoom che vi faccio, è bellissimo. Adesso siamo diretti al rifugio Auronzo, mancano ancora 40 minuti, io non so se vi metterò qualcos'altro. O poi se c'è qualcosa di interessante ve lo filmo, però probabilmente ci rivedremo una volta ritornati al rifugio. Abbiamo beccato dei giapponesi che stanno facendo un film, ma c'hanno dell'attrezzatura incredibile. Sarà un film, sarà un documentario, molto probabilmente. Che sbatti portare su tutta sta roba. Guarda che lavoro. Non so se è uno famoso, tipo Bear Grylls, oppure stanno filmando semplicemente un documentario. Cioè, c'hanno un gimbal che è assurdo. Vediamo il cameraman. Ce la farà? Ce la farà il nostro eroe? In realtà i giapponesi sono della troupe, però lui non è un giapponese. Ragazzi, siamo arrivati alla macchina. Ciò vuol dire che anche il video di oggi purtroppo è giunto al termine. In conclusione, se venite in Valpusteria, mi raccomando, non saltate assolutamente questo percorso che abbiamo fatto oggi, che poi in realtà potete fare tutti i percorsi che volete qua. Altra cosa importante, se venite in alta stagione, io vi consiglierei o di venire qua molto presto, quindi tipo verso le 8 del mattino, perché probabilmente ci sarà tantissima gente se volete salire su in macchina. Invece, se non volete salire su in macchina, che se arrivate tardi è meglio così, lasciate la macchina giù e prendete i trasporti pubblici che vi portano su fino al rifugio Auronzo. Detto questo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E io vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Ciao!